metodo è stato uno dei geni, tu sai che parlavano di Totò, manco lo consideravano, quando dovevano parlare male i critici di un nostro film, dice sembra un film di Totò, non avendo nessun rispetto per un genio, l'ultima maschera della commedia dell'arte. Per fortuna che i giovani oggi sono molto meglio, sono molto più bravi e lo hanno riscoperto, ma Totò era una persona straordinaria. Io mi ricordo che avevo un cane randagio che mi ero portato a casa, vuoi che lo dica questo? Certo. Beh, lì mi commosse e io gli dissi un giorno, gli dissi principe, perché l'unica cosa che lui aveva, che gli piaceva sentirsi chiamare principe, mi ha detto principe io ho un cane che non lo posso avere più perché è malato e ha attaccato questa malattia che non mi ricordo come si chiama a mio figlio, l'aveva portato a casa perché adoro gli animali. E mio figlio, che era piccolo, prese questa malattia che non mi ricordo come si chiama. L'ambliasi. Allora il medico, il veterinario, disse: guardi, dice il cane ha attaccato questa ambliasi al ragazzino, che non è niente di. Però è meglio che lo allontana. Dico: come faccio? Dove porto? E ce lo dia al canile comunale, dice: e che fanno? E beh, li elimina, no. Ho detto no. Insomma, mi sono messo in giro a cercare la pensione fiera e venni a sapere che Totò aveva un canile di 150 cani randagi che manteneva. Io là per là non ci ho creduto. Poi gli ho telefonato, l'ho visto, eccetera, eccetera, e gli ho detto, dico, c'è questa situazione, dice, non ti preoccupare. E gli disse, dove mangiano 150, possono mangiare pure 151. E io portai questo cane lontano, non mi ricordo dove, sulla Cassia, in questo canile, dove l'unico particolare che vede sempre un ironico umorista, le due donne che li accudivano assomigliavano ai cani. Una sembrava un bulldog, un'altra sembrava. Se erano due cani, si vede che a forza via dei cani si via pure quella. E so, dopo un po' io andai a fare un film nel settentrione e mi dimenticai, tu sai che il cinema poi te via sempre, io ero uno di quelli rompi che guardava i virgoli, eccetera, storno, e dovevamo fare il padre di famiglia con la. Come si chiamava lei? Oddio. No, l'attrice. Allora, è il padre di famiglia. Allora, a un certo momento c'era Totò che doveva fare una parte. Incontro Totò e io mi chiedo scusa, dico in principio, dico io mi chiedo scusa, ma lei conosce questo mestiere? Io sono stato in Alta Italia a girare un film, eccetera, eccetera. Volevo sapere come stava il cane. E Totò, che era un genio. Non ti ho detto che aveva chiamato il cane Manfredi. Per riconoscerlo, il cane l'aveva chiamato Manfredi, questo andava detto prima, ma siccome sono un po' rinco, e allora mi guarda e dice, purtroppo, Manfredi è morto. Vedi io che felice, ma per fortuna è morto il cane, quello bravo è ancora vivo, che nel nostro mestiere un attore che non è bravo si dice un cane, no? E lui mi disse questa cosa, ma per fortuna è morto il cane, quello bravo è ancora vivo. Mi dette un'emozione tale e girammo questa cosa e fu l'ultimo film che fece, perché dopo una settimana il grande Totò morì e fu sostituito da Tognazzi, che fece altrettanto bene, ma con tutto il rispetto non era Totò.